sta psicanalizzando. Non mi psicanalizzare. Ok, non ho capito perché queste due frasi mi vengono dette ancora così spesso. Non mi psicanalizzare, mi stai psicanalizzando. Ma non ho mai detto di essere uno psicanalista. Cos'è la psicanalisi? Non ne ho idea. Quindi te lo spiego io. Te lo giuro, non so da dove cominciare. È un bordello. Anche perché è una storia vecchissima, che dura da un sacco di anni. Almeno 20, cioè almeno da quanto mi ricordo io. Ma so che dura da milioni di anni. Perché i psicologi vengono confusi tutti per psicanalisti? Chi sono i psicanalisti? Che differenza c'è tra la psicanalisi e la psicologia? E chi sono i psicoterapeuti? È un casino. Partiamo dall'inizio. Non ci penso proprio. Partiamo dagli Homo sapiens, 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 che c'erano a cavallo del Novecento. A cavallo del Novecento, più o meno tutte le scienze come le conosciamo oggi erano abbastanza definite. La fisica, la chimica, la biologia, la medicina. E a un certo punto si stava cominciando a definire decentemente pure la psicologia. Ok, mi sono confuso di nuovo, ero al telefono, di che stavamo parlando. Comunque, a un certo punto le scienze cominciano ad andare avanti, così come continuava ad andare avanti la filosofia e tutte le cose che devono essere ancora capite si cominciano a studiare sempre meglio, sempre di più e con maggior metodo. Quindi alcune persone si cominciano a chiedere: sì, ma esattamente come funziona il nostro corpo? Perché il nostro corpo può fare alcune cose e come le fa? Cioè, cose noiosissime. Alcuni scienziati si cominciavano a chiedere: quanto tempo ci stiamo ad alzare il braccio dopo che il nostro cervello ha deciso di alzare il braccio? Te lo immagini? In questo modo nasce la psicologia scientifica, cioè come ci comportiamo, lo studio del comportamento degli esseri umani. Quasi contemporaneamente però c'erano anche altre persone che cominciavano a chiedersi: sì, ma perché alcune persone si comportano male? Dove per comportarsi male significava questo, considerando che alcune persone hanno un corpo che funziona, cioè hanno un corpo che funziona bene, cioè non è danneggiato. Perché alcune persone, anche se hanno un corpo non danneggiato, hanno difficoltà a farlo funzionare bene? Cioè, perché alcune persone sono così tormentate o stanno così male senza avere apparentemente nessuna malattia? Una delle persone più famose che si è fatta questa domanda, lo conosci sicuro, era Freud. E io non pensavo che l'avrei nominato in questi video. Non l'ho nominato per 100 video, però stavolta dovevo nominarlo per forza, perché se lo merita. Quindi da un lato abbiamo persone che cercano di capire perché ci comportiamo, e dall'altro lato abbiamo persone che cercano di capire perché ci comportiamo male. Considera che Freud e gli amici suoi non erano psicologi, erano medici che cercavano di approfondire il disagio mentale e come poteva essere curato. Agli psicologi veri invece non gliene fregava niente della malattia mentale. Solo dopo hanno capito che con tutto quello che avevano scoperto potevano pure curare le persone. E quindi la psicologia studia il comportamento degli esseri umani partendo dal funzionamento della mente, e la mente è ciò che il cervello fa. I psicanalisti invece sono partiti cercando di concepire un modello terapeutico e quindi di cura per i disturbi mentali, e solo successivamente, o meglio contemporaneamente, hanno elaborato un modello di utilizzazione e comprensione del funzionamento mentale. In tutto questo alcuni psicanalisti tutt'oggi procedono in modo autonomo e indipendente rispetto alle scoperte e agli approfondimenti scientifici che vengono fatti dalla psicologia. E quindi il modello psicanalitico è l'unico utilizzato per la cura dei disturbi mentali? Assolutamente no. Ce ne sono un bordello. I più famosi e quelli più accreditati sono il modello cognitivo comportamentale, il modello della Gestalt, il modello umanista, il modello sistemico relazionale. Ce ne sono un sacco. E perché la psicanalisi è diventata così famosa? Perché Freud era una rockstar. Andava in giro per il mondo, in TV, e frequentava le persone più importanti di questo pianeta. Frequentava anche
Sentirlo parlare era bellissimo perché le persone avevano le risposte alle domande di tutta una vita. Certo, certe volte queste risposte erano un po' banalotte e prive di fondamento, ma erano lo stesso bellissimo. Infatti un sacco di altre persone hanno cominciato a scrivere libri, romanzi e fare film sulla base delle teorie psicanalitiche. E non potevi perdere perché erano cose belle da leggere e da vedere. A differenza degli altri che stavano nella loro cameretta a fare cose noiosissime, tipo addestrare le galline. Comunque oggi la psicanalisi è stata inglobata all'interno degli studi della psicologia e ne asseconda le metodologie scientifiche, a differenza di qualche decennio fa che stava rischiando di diventare una filosofia piena di congetture e speculazioni dialettiche, anche prive di fondamento e di significato. Tanti bei paroloni. Alcuni psicanalisti però restano ortodossi, rischiando di allontanarsi da tutte le scoperte scientificamente valide fatte oggi e rimangono ancorati a quello che piace a loro, a modelli ormai eccessivamente vecchi e superati. Però non voglio farmi scannare, quindi voglio raccontarti dal mio punto di vista in cosa sono stati bravi i psicanalisti, cioè cosa avevano intuito che non era stato intuito ancora. Sono stati i primi a parlare di inconscio e l'hanno chiamato inconscio perché non era mai stato descritto prima e quindi non sapevano come chiamarlo. Cos'è questo? Un mouse, ma immagina di non averlo mai visto prima. Come lo chiami? Come lo descrivi? La cosa più simile che ti sembra è un telecomando e quindi lo chiami non telecomando. La descrizione dell'inconscio però è stato un passaggio fondamentale perché ha permesso di accettare che non tutti i nostri comportamenti vengono agiti consapevolmente, ma ci sono alcune cose che ci fanno agire i nostri comportamenti senza che ce ne rendiamo conto. Di conseguenza cominciano a parlare pure di pulsione, e la pulsione è ciò che c'è di più primitivo che ci fa comportare. Il concetto di pulsione precede scientificamente il concetto di motivazione. Forse senza gli psicanalisti non avremmo mai parlato di motivazione. E cos'è la pulsione? La pulsione è una cosa che ci mette sotto pressione, che accumula energia e che se non sfoghiamo ci fa esplodere, ci fa impazzire. E perché Freud ha descritto la pulsione in questi termini? Probabilmente ha descritto la pulsione in questi termini perché in quegli anni c'era stata la rivoluzione industriale e si era ispirata alla rivoluzione industriale che era stata fondata sulla macchina a vapore. E praticamente la pulsione, il concetto di pulsione è sovrapponibile alla tecnologia della macchina a vapore, cioè metti sotto pressione l'acqua che genera vapore e a un certo punto il vapore genera movimento, se non lo fai uscire la macchina esplode, un po' come oggi i cognitivisti o i neuroscienziati fanno metafore con i sistemi informatici, perché ognuno di noi si ispira ed è influenzato dalle tecnologie attualmente all'avanguardia e ai tempi di Freud. Era all'avanguardia la macchina a vapore. Comunque te l'ho detto, non ne capisco niente di psicanalisi, quindi non vorrei sparare fesserie che poi magari qualcuno nei commenti mi prenda a parolacce, ma da dove nasce la confusione? Perché le persone continuano a dirmi no, non mi psicanalizzare? Non lo so, però probabilmente si dice questa frase agli psicologi o anche agli psicanalisti, perché entrambi fanno analisi del comportamento delle persone, magari le persone dicono con sarcasmo e ironia non fare un'analisi dei miei comportamenti per valutarne motivazioni e personalità. Non lo so. Comunque, quando gli psicologi incontrano le persone, non fanno queste cose, si relazionano e basta, esattamente come un dermatologo non ti fa lo screening dei nei sulla faccia. O forse sì. Comunque, per concludere, potremmo dire che oggi la psicologia è il macro contenitore, la categoria, dove all'interno ci sono contenitori più piccoli, ad esempio la psicologia è la frutta e la psicanalisi sono gli agrumi, agrumi che a loro volta possono essere arance, limoni, mandarini, anche perché all'interno del movimento psicanalitico ci sono un sacco di microcorrenti o scuole di pensiero specifiche. La butto, ciao.